Questo appuntamento per l'atletica abruzzese a livello internazionale che significa? Significa essere riusciti a riportare l'atletica internazionale in Abruzzo, significa che la nostra regione è considerata a livello nazionale, a livello federale e che è stata una grande opportunità, è una grande opportunità per la nostra regione. A che livello siamo? Siamo a livello che questi saranno i ragazzi, molti di questi, che faranno le Olimpiadi magari a Parigi o se non nella prossima edizione. Sono i campioni del futuro. Per esempio? Chi? Ma per esempio intanto abbiamo già Mario Destre che è stato già a Monaco, adesso agli europei, ha fatto i campionati europei e ha fatto un nuovo record del decathlon, cosa che non succedeva da tantissimi anni in Italia. A livello di tecnici come siamo? A livello tecnico questa è una manifestazione molto importante, perché comunque, ripeto, è il futuro del nostro sport, ma una cosa che mi preme è che anche i nostri tecnici, nella struttura abbiamo della struttura della nazionale abbiamo dei nostri allenatori, Claudio Mazzaufo su tutti, ma dietro di lui c'è un gran numero di giovani tecnici preparati che lavorano nelle nostre società abruzzesi. E i ragazzi, i più piccoli, come rispondono? Abbiamo avuto con l'onda lunga delle Olimpiadi più un 30% in più nelle nostre scuole di atletica, quindi significa che i genitori, le famiglie hanno voglia di far fare atletica ai loro figli, hanno voglia di far fare sport all'aperto e questo ci piace e noi siamo contenti. A che punto siamo nello sport, nell'atletica? Ma in atletica diciamo è dall'anno scorso che viviamo questa cordata di entusiasmo dopo le Olimpiadi con le 5 medaglie, si è vista anche quest'anno, poi a livello giovanile insomma con più entusiasmo stimolati da quello che è successo l'anno scorso, quindi stiamo vivendo ancora quell'onda e speriamo che dura di più ancora. I preparatori ci sono, perché gli atleti si domanda sempre degli atleti, ma i preparatori ci sono e che a livello sono? Sì, se ci sono gli atleti vuol dire che ci sono anche i tecnici e quando si arrivano a questi risultati vuol dire che anche i tecnici sono preparati. Poi dopo c'è una struttura tecnica nazionale che fa da supporto, che fa d'aiuto e quindi diciamo si crea questa sorta di scambio, di confronto tra tecnico personale e tecnico di struttura. E gli atleti? Qualche nome per esempio? Ma di nomi ce ne sono tanti, qui abbiamo visto tanti ragazzi che si stanno mettendo in mostra, anche se in una gara a fine stagione dove si arrivi non ancora diciamo al massimo perché la stagione è stata lunga. Qui cito per esempio la ragazza degli ostacoli, l'Alice Muraro, che ha vinto facendo anche un personale, rimando il suo personale di tanti centesimi. Stamattina due belle gare di marcia con i due ragazzi primi e secondi, la ragazza che ha vinto ha avuto qualche problema fisico, ha ripreso e stamattina ha fatto una bella gara insomma, quindi adesso ci stiamo godendo quelli di questo momento e speriamo bene insomma. Abbiamo sentito il nostro inno, le fa sempre effetto a lei? Certo, l'inno è una cosa che ti fa effetto, nonostante si ascolti tanto, fa sempre effetto, non solo su di me ma sui ragazzi, perché fa effetto su di loro, fa effetto ancora di più su di me, perché quando sono contenti i ragazzi sono contento pure io. Ma sono contenti anche quando non sono sul podio e sentono l'inno? Assolutamente sì, perché ci sono delle competizioni dove anche i nostri atleti assoluti farebbero fatica ad emergere, quindi l'importante è noi diciamo a loro di fare il percorso di crescita, di dare il massimo quando entrano in campo e quindi poi c'è a chi va un po' bene, a chi va un po' male, però comunque l'importante è che loro proseguano a crescere, perché poi l'atletica che sarà è quella che faranno da grandi, quindi su questo sono abbastanza motivati. Lei è stato un atleta? Sono stato un ex atleta ma molto molto pigro, cioè non di grande livello. Ma le faceva effetto l'inno? Faceva effetto sì, mi faceva tantissimo effetto, mi avrebbe fatto tanto piacere fare un raduno, ma non mi ha fatto uno in vita mia, ne ho fatte solo da tecnico.
Prima domanda, soddisfatta? Sì, molto soddisfatta. Questa era l'ultima gara di stagione e non potevo concludere al meglio questa bellissima stagione. Tu non hai il fisico proprio della pesista, come ci sei arrivato? Ci vuole un po' di grinta, un po' di tecnica, me lo dicono in molti, però proviamo a fare del nostro meglio. Quindi la dote tua migliore qual è? La velocità, la costanza, la pazienza, che cosa? Allora, oggi sicuramente non è stata la tecnica, però sì, penso tanta dedizione e senso del sacrificio. E quando hai cominciato? Allora, io ho cominciato alle elementari, quindi all'età di 10 anni, e venivo allenata da mio padre e tuttora vengo allenata da mio padre, anche lui campione di getto del peso. Questo a Chieti? Sì, a Chieti, e ultimamente mi sto allenando all'Aquila per studi. Difficile allenarsi e studiare, come funziona? Bisogna un pochino organizzare la giornata, però sono due cose senza le quali non potrei, non si può fare una cosa senza l'altra, quindi sono entrambe essenziali. La tua amica è forte? Anna, sì, tantissimo, sono contentissima per lei, è andata al primato personale in una gara veramente bella, le condizioni erano buone, sono molto contenta per Anna e per il progresso che sta avendo. Programma, cosa c'è adesso? Allora, non ci sono i campionati societari, penso che faremo un'altra gara la terza settimana di settembre e poi si inizia con la preparazione per la prossima stagione. Fatti gli auguri da sola. Complimenti, Ludo.